Ma è possibile, sono tutte uguali, tutti doppioni. Avanti, avanti, le porte aperte, avanti! Non guarda chi c'è! E chi c'è? Il nostro Gianluca, no? Ah, Gianluca, chi Gianluca? Ah, Gianluca, già il figlio del vicequestore, quello... Beh, bravo, bravo, stai seduto, aiuta, guarda. C'è qualcosa che non va, la vedo nervosa. Guarda, sto cercando una lancia Stratos, invece trovo tutte altre cose che fuorché la lancia Stratos, io non so. Io ce l'ho! Cosa c'hai? La lancia Stratos. Ma va? Sì, eccola qui. Fa vedere. Dov'è? Eccola qui. Ah, sì, sì, ah, che bella cosa, bravo, bravo, carino. Ma hai levato uno di quei pensieri. Ma... Senti, Cochino, trova quello che ti pare, prendi tutte le figurine che vuoi, va bene? Farà la raccolta anche lei? Come no, certo. Sono proprio contenta, signora Avatar. Sa perché Gianluca è venuto a trovarmi? Eh? Perché ha avuto la scheda dell'ultimo quadrimestre con ottimi giudizi. E ho anche bene in comportamento. Ah, bravo. Guarda, scommetto che ti mangeresti un bel panino. Non importa, ho già fatto merenda da me. Ma io lo mangio lo stesso. Come sei simpatico. Lo vuoi col prosciutto o col salame? Con tutti e due. Bene, bravo. Guarda, tu farai carriera come tuo padre. Vieni con me. Ti preparo adesso uno di quei panini che te li ricorderai per tutta la vita. No, siediti qui, che ti preparo subito il panino. Signora, ho una notizia anche per lei. Per me? E cioè? Notizia definitiva. Non c'è più nulla. Dove? Giancarlo e Sveva. Mamma? Sì. E tu come lo sai? Lo so, lo so. Oh, mamma mia, che bellezza. Oh, io lo sentivo. Non che abbia fatto per carità proprio niente, perché ciò succedesse a Maria Teresa. Ah, che ne sono contenta. Guarda, dopo la notizia lì della Stratos che mi ha dato quel ragazzino lì, questa è la più bella notizia della giornata. Tieni. La mamma, però, nel panino ci mette anche un po' di burro e maionese.